artigiani e piccole imprese. L'Italia che sostiene l'Italia. CNA e l'impresa. Valore d'insieme. C'è un cielo plumbeo che però non sembra promettere pioggia ad accogliere Pergolese e Loreto al comunale Stefanelli. Gli uomini agli ordini di mister Guiducci puntano alla terza vittoria consecutiva in casa per rosicchiare due punti alla Biagio Nazaro fermata nell'anticipo del sabato a Macerata. Il Loreto invece insegue una vittoria in trasferta che manca ormai da dicembre per cercare di mantenere l'undicesimo posto in classifica, che significa salvezza. Biancoverdi che però sono squadra temibilissima in trasferta e lo fanno vedere sin dai primi minuti di gioco. Al secondo infatti il Loreto si propone subito in avanti, cross dalla sinistra che trova Scoppa, bravo a coordinarsi, ma ne esce un tiro centrale che Latini respinge sulla testa di Garbegia, che trova sul secondo palo Petrini che non inquadra la porta. Il Loreto gioca meglio ma soprattutto sembra più reattivo e al dodicesimo arriva una triplice occasione che fa tremare la squadra di casa. Cross preciso di Petrini che trova Gambugia che di testa impegna Latini, bravissimo a deviare. Sulla palla vagante il più lesto ad intervenire è Streccioni per due volte, ma prima Latini e poi la poca precisione gli negano il gol dell'1-0. Cerca di reagire la Pergolese al 17esimo, cross di Copa che trova sul secondo palo riservato, che calcia di prima intenzione ma trova Tomba che devia e salva. La partita è bellissima, le due squadre giocano a viso aperto e le occasioni non mancano. Alla mezz'ora è ancora la squadra ospite a sfiorare il vantaggio. Calcio d'angolo battuto da Moriconi sul secondo palo, che trova la torre di Baleani. Pallone che arriva a Garbugia, che si coordina bene per la rovesciata, ma sulla linea trova Morganti, che gli nega così la sesta rete in campionato. Allo scadere della prima frazione arriva la risposta alla Pergolese con Carbonari, che però svirgola malamente il suggerimento di Cinotti. Squadra a riposo quindi a reti bianche, solo per una mera casualità. La partita rimane godibile anche nel secondo tempo, dove i ritmi rimangono altissimi. È sempre però il Loreto ad essere più pericoloso. Al decimo calcio d'angolo ancora di Moriconi, che trova sul primo palo Garbugia che gira di testa. Ma ancora una volta c'è un superlativo Latini a negargli la gioia del gol. Il Loreto spinge ma non incide e allora sulla distanza esce la Pergolese. Al 29esimo Cinotti vince un rimpallo sulla destra, entra in area e scarica per Carbonari, che da ottima posizione però calcia malamente. Immediata la risposta ospite, contropiede fulmineo che trova Garbugia al limite dell'area, che serve in profondità Streccioni, che però trova ancora Latini in uscita a salvare il risultato. Passano i minuti e le due squadre sembrano accontentarsi del pari. Al 35esimo episodio da moviola nell'area della Pergolese, che Dira cade in area. Per Sacchi è simulazione e ammonizione, ma ciò scatena le proteste di mister Moriconi nel post partita. A 5 dalla fine arriva anche l'espulsione di Carbonari per doppia ammonizione. Ciò sembra favorire il Loreto, che però, nonostante la superiorità numerica, non riesce a creare alcuna palla gol. La partita termina quindi 0-0. Un punto che forse sta più stretto ai biancoverdi per quello che si è visto nei 90 minuti e che allontana ancora di più la Pergolese dalla zona playoff.